È davvero bello vedere la partecipazione delle associazioni che dimostrano amore verso il proprio territorio con iniziative di volontariato. Nella fattispecie la pulizia e la bonifica di un'area di Lama Taranto, precisamente via Mughetti, Cancello Rosso per intenderci, sentiero, mi pare, dei poeti e degli artisti, e ho al mio fianco la presidente, la responsabile di Retake, sezione di Taranto, Alessandra Laghezza. Beh, un'iniziativa che è stata organizzata dal Rotaract e a cui hanno aderito numerose associazioni. Retake ha giustamente, in modo molto davvero encomiabile, deciso di dare il proprio contributo. Le sensazioni di questa mattina? Allora, sono delle sensazioni bellissime che nascono soprattutto dalla collaborazione. Ecco, è una iniziativa, lo sottolineiamo, in collaborazione con Chima Ambiente Amio, cioè il volontariato, sì, che vuole supportare, non sostituire, supportare le istituzioni. Sì, in particolare Retake fa parte di una collaborazione con Amio che si chiama Rete a Raccolta, quindi noi facciamo parte diciamo, di tutte le iniziative che sono sostenute sul territorio. Come associazione il nostro obiettivo è proprio quello, cioè non puntare sull'individualità dell'associazione in sé, ma partecipare con tutti gli altri. Poi questa mattina con tutti questi ragazzi che poi sono la speranza, no? Perché noi comunque apparteniamo a una generazione che forse un po' ha distrutto, loro invece sono il futuro e quindi ci danno la speranza che questa città possa rinascere, e devo dire che piano piano ce la stiamo facendo. Stamattina devo dire che in gran parte abbiamo trovato pulito, in alcuni punti tipo nelle grotte, però là è colpa delle mareggiate, quindi non ci possiamo fare niente. Corso della natura, non si può fermare. Sì, certo, se noi evitassimo di gettare rifiuti in mare probabilmente non è che cadono dal cielo. Esattamente, però ecco, è stata un'esperienza bellissima e mi auguro da rifare quanto prima. Grazie mille.